questa donna non finirà mai di stupirmi. Ah, ma perché siamo già in onda? Da un'ora che siamo. Uè, ciao, io sono andata anche a sbattere della telecamera, devo fare il riflesso. Allora, sono ubriaca, ma non sono ubriaca, sono ubriaca di felicità. Che cosa bella, guarda, ti giuro, riconcili con la vita, con i problemi che non ci sono. Sì, ma assolutamente sì. Ciao, ciao! Ma che ce frega, ma che ce importa? Ma dillo più forte. Ma che ce frega, ma che ce importa? Ma che ce ne fotto? Ah, ma che ce ne fotto? Non avevo capito, dovevo fare. Allora, Enzo, perché mi fai fare sempre la cafona? Non capisco, cioè. Io non sono così. La cafona esagerata. Mi devi un attimino accennare quel pezzo iniziale. Ma così, con la musica nelle orecchie, non capisco. Lo so, tu ti devi concentrare, anche perché come cominci? Pazzo, è pazzo. Perché è un pezzo che mi ha fatto emozionare. Cioè, se non mi è uscita la lacrima, perché io avevo da darmi un tono, un contegno. State inquadrando i miei occhi luccicosi. No, ti giuro, hai cantato col cuore. A me questa cosa me lo accendi giusto all'inizio, così lo salio nel mondo. Aspetta, il problema è che tengo la musica nelle orecchie. Vediamo se mi riesco a risolare un attimo, aspetta. Where do we die? Yours by mine. Driving me in, you kicking me out. And my air is spinning. No care that can pin it down. What's going on? I don't know what to say anymore.
that you make it. It's kinda hard when I do to you every day. Tell me, girl, it's kinda hard when I do to you every day. Tell me, girl, I don't know where I stand. I don't know where to begin with you, lady. I don't know what to do. I don't know what to say anymore. Then you take the. Ooh, I don't wanna feel like this no more. We're just lying to ourselves once more. We've got to move on, we've got to go. We can do this no more. Ooh, I don't wanna feel like this no more. Andiamo ad indagare nei meandri di Il Papavero, qui a Santa Maria di Castellabate, dove eccezionalmente, una cosa che non succede mai, conosco il proprietario benissimo. E ce l'abbiamo. Ciao. Non l'ho preparato. Lui è Vincenzo. Benvenuto. Sì, sono. Benvenuto Vincenzo. Ciao. Capito, siamo al Papavero. Fantastico. Sì, siamo al Papavero. Pensavo di essere intervistato da te. Cioè, no, guarda, però volo. Infatti ho avuto un altro, c'è un altro impatto. Me ne vado. Sicuramente. Ma c'è questo microfono particolare che sente pure quando parli da lontano, con i tuoi potenti mezzi. Ok, vogliamo parlare... Vincenzo, allora, c'è una cosa fondamentale che dobbiamo dire. Allora, la prima... Stasera abbiamo avuto il piacere di avere Luna Palumbo insieme a Gigio qui al Papavero, che veramente ha revutato. Che è lui. È uscita la gente dalle case che stava dormendo e è venuta a ballare. Grazie, grazie. È un onore per me essere qui stasera, però voglio sapere una cosa. Allora, io... Allora, rendi conto, cioè lui, capito, è venuto qua, sapeva, non ha portato, capito, la donna a fare l'intervista e tanto il ladro, capito? Ma perché lui è furbo, diciamo, perché sono gli unici che pagano il 50% in meno. Sempre. Ma che l'avete chiamato? Veramente non abbiamo mai pagato, che è sta novità. Infatti noi ci siamo usciti con la pizza, i gnocchetti e che... Ma non si dicono queste cose, ragazzi! No, dai, solo la pizza. Autogestione questa intervista. Serio. Ieri è venuta una signora vicino a me, io ti ho sempre visto a stress di notte. Ma quel signore che ogni tanto riprendete, quello là abbronzato, ma che bello, ma chi è? È lui. Scusate, allora adesso vogliamo smettere o devo fare la maestra cattiva? Allora, voglio sapere una cosa fondamentale, perché le persone che stanno guardando questa intervista dovrebbero venire qui al Papavero? Ma perché al Papavero c'è un'atmosfera quasi esotica questa sera, quindi... Sicuramente sarà ripetuta anche per tutta l'estate, poi si mangia veramente bene, venite a provare, poi dopo ci giudicate e poi cioè, ci si diverte, poi abbiamo una bella programmazione, vengono i Titolo Voi, c'è il live ogni venerdì, il 15, il 14 c'è Cicchella, poi il 15 ci sono Gigio e Luna. L'ho preso. Comunque siamo arrivati al punto che ci devi dare tu una cosa di soldi a noi praticamente. Cioè giusto? Forse. Poi ti faccio il conto, dopo facciamo a conguai. Cioè c'era una. Non ho parole, veramente. E quindi cioè, si sta bene veramente. Poi qua stranamente anche quando fa caldissimo nelle città qua siamo anche diciamo nei posti. Guardate, non siamo sudati per niente, guardate. Io non faccio adesso perché ho fatto 45, io ho fatto la mezza maratona di New York. Non si lava da 4 giorni. Oggi ho fatto la doccia, non sono riuscito. Perché si c'era creato questa cosa che nessuno si avvicinava a più di 2 metri. Era antipatica. Hai mai giocato a The Sims? Sì, ho giocato. E quando. Quando non lavavi i tuoi personaggi, che cioè c'era l'alone verde intorno. Sì, insomma era una cosa simile, perché lei se ne è accorta, è arrivata stamattina e se ne è accorta di sto fatto. È arrivata l'orata, l'ho rifiutato perché non ce la faccio i soldi, cioè scusa. Gli ultimi 50 euro che incassa, se mangi l'orata è 0 e 0. Facendo i calcoli, 15 euro lui a noi. Sì, ma mo, almeno 15 euro. Si prende le Coca-Cola nel frigo, capito? Cioè, così. Vabbè, ma mo, a parte il scherzo, Enzo è veramente vogliamo di casa. Ringraziarlo perché non ha preso, è venuto gratis, è stato un amico. Non ho bello.
Non è vero. Cioè, ma la domanda di stasera è: ma lui chi è? No, c'è questa signora che lo sta cercando. Appello alla signora che è venuta ieri al papà. Giuro, non è uno scherzo. Lui si chiama Enzo Pellegrino ed il suo numero è 339 è una tua coetanea. 808-1111. Quindi è qui, e qui è lui. Disponibile per qualunque cosa. Cosa, feste private. No, è una qualunque ora. Mi piace a te. No, la signora sicuramente non è una persona elegante. Quindi... E poi è alto. Io non l'ho vista, Enzo, non posso giudicare. No, no, veramente. Io non l'ho vista. Le immagini. Ah, ci vediamo le immagini. Noi torneremo qualche giorno.
Allora, voi tornerete il 9 con l'evento. Spegnetela! Dei Ditelo Voi al Papavero. Ci sarà chi li conosce come Ditelo Voi e chi come i Gomorroidi. Il, cioè, il 9. Ci sarà anche Luna. Luna, spero che ci sia, che non lo sa ancora lei se è al concerto o meno. No, ci sono il 4, no, sto a Londra, il 9. Oh, la e me la fastidi, tu distruggi. No, però è Londra il 9. Però devo dire che ti ha organizzato tutto stasera. Questa serata fantastica, l'eclissi tua. Cioè, ma l'abbiamo ripresa l'eclissi a metà adesso. Sì, 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 sì. Adesso credete che noi facciamo le cose a metà? No, assolutamente. Quindi Gigio, perfetto nell'organizzazione come al solito, ma sai che la cucina non è migliorata tanto, ma molto molto di più. Beh, diciamo. Hai fatto veramente passi. Ma tu lo sai che ho scoperto che... No. Ho scoperto che Gigio è lo chef. E lo stai spugliando. Una cosa che mi era veramente scioccata. Tu lo sapevi che era Gigio che cucinava? Lo sapevi tu? La cucina è migliorata tantissimo perché cucina Gigio. Io l'adoro, questa donna l'adoro. Nella prossima vita tu sposi io, non ti sposa tu. Mettetevi in fila. Bravo. Come saprei capire l'uomo che sei? Come saprei scoprire poi le fantasie che vuoi? Come saprei richiamare gli occhi tuoi, incollarla ai miei, emozionando sempre più nel mondo, nel mondo che solitudine. Perché non resto poco per come saprei amarti io, nessuno saprebbe mai, come saprei riuscirti io, ancora non lo sai. Come fa, come fa? Palumbo sarà con me qui il 15 agosto. Gigio, e allora noi gli appuntamenti, un infolare, le prenotazioni per chi volesse, che cosa offrite quella sera al di là dello spettacolo? Parla con lui. Ci saranno due possibilità di ingresso, uno con la cena spettacolo e l'altra col ticket consumazione. E i prezzi saranno a breve online sulla pagina Instagram del Papavero e sulla pagina di Facebook del Papavero. E non ve li posso dire adesso perché mio fratello ha detto che ancora li devo dire. Ragazzi, io veramente non ho parole, non so se riusciremo a finire mai questa intervista, perché lui fa le domande, lui risponde, mentre lui risponde lui sta girato e si fuma la sigaretta. Cioè, sono veramente scioccata, sconvolta. Adesso, quando faremo il divano al Papavero? Possiamo organizzarlo il 9, volendo possiamo organizzarlo, ci mettiamo d'accordo su tutto. Diciamo, poi mi devo capire quanto dobbiamo, il doubt test, no? Comunque. Va bene, siccome devo dire una cosa importante, tutto ciò che avete detto, c'è cioè una cosa importante, volevo dire ai nostri telespettatori adorati che se vedono la mia faccia un po' lucida, è tutto fatto apposta. Sì, cioè, non io, su, non è no, 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 io mi trucco apposta lucida perché... Ma perché ci tengo. Molto, no. Ok. No, parliamo un attimo di quello che stai facendo tu anche, giusto? Sì, sto facendo un sacco di cose belle. E sono molto felice, no, veramente. Mo... Ma suo figlio. Questa è una cosa bella, ma suo figlio. No, 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 non sono incinta, per il momento no. Vabbè. Cioè, datti da fare. Stiamo temporeggiando. Sì. Sì. Ci state pensando. No, perché comunque non pigliamoci in giro, siamo due persone molto molto scombussolate e molto bene di sì, no? No, ancora no. Ah, no, non gli ha dato il permesso. Ah? Non gli ha dato il permesso. No, ancora no. Ancora no. È da sta fermo. Esatto. Ok. E al di là di queste novità musicali?
tante, sto scrivendo un altro album, sono attualmente in tour in tutta Italia e... ah scusa, fare domande e fuma, è bello parlare con te, è bello fare le interviste con te Enzo, veramente. No niente, il mio tour quest'anno è particolare perché per la prima volta siamo usciti anche fuori dall'Italia. Anche in Germania sono andata e quindi è anche europeo quest'anno e sono molto molto felice. Ma tu meriti tanto, questa se no ti porta bene, lui lo sa, guarda come è cresciuto lui, guarda, cioè, insomma. Guarda come è cresciuto. Sono diventato due metri ragazzi. Va bene. Ma parlando di Strezzi di Notte, per me è casa, ci sto sempre, quindi alla fine per quando mi vedo sto bene. Ogni anno la ripetiamo al Papavero, i ragazzi vengono, Luna. Sarà con noi anche il 15. Sì. 15 agosto faremo il Ferragosto qui da noi. Comunque ripeto, per le infoline 347 37 29 035, il numero che vedete per tutte le informazioni andate nell'info box. Ok. Ma io con Luna è impossibile. Dal Papavero non è tutto, ci vediamo fra una settimana, più o meno 10 giorni, e faremo anche il divano qui in trasferta. Anzi venite qua, venite a prendere il divano. Venite a Luna! E voi parlate insieme, come devo fare a prendere tutte e due? Il 9 agosto avremo i Ditelo Voi o i Gomorroidi come li conoscete, il 14 avremo Cicchella, Francesco Cicchella, il 15 io e Luna un'altra volta e tutte le altre date seguite la pagina del Papavero su Instagram o su Facebook e ovviamente seguite Stress di Notte. Ciao ragazzi! Ciao!